La DR9 è il nuovo kayak da creek realizzato dalla Drago Rossi. Con questa imbarcazione da 9 piedi, il produttore di kayak italiano ha messo sul mercato un modello che si colloca nella categoria dei fast creeker, cioè una nuova generazione di kayak più veloci e performanti, il cui scopo è quello di essere competitivi nelle gare in acqua bianca. Con la DR9, la Drago Rossi ha certamente centrato l'obiettivo, in quanto tra le caratteristiche che si notano, sono evidenti l'accelerazione e la velocità. Andiamo a vederla in dettaglio. Le dimensioni sono 268 cm di lunghezza per 68,5 di larghezza e, il volume è di 340 litri ed il peso di 21 kg. Per quanto riguarda il kayaker, il range di peso consigliato dal produttore è tra 65 e 90 kg. Il fondo semipiatto conferisce una buona stabilità primaria e si ha un'ottima stabilità secondaria, che permette elevate inclinazioni dello scafo e perdona errori. In acqua mossa il kayak mantiene bene direzione assetto, risentendo poco delle turbolenze in fiume, ma risultando quando serve molto reattivo ed in particolare l'ho trovato molto veloce quando si sposta l'assetto sui fianchi. Ciò risulta utile in diverse manovre come ad esempio l'entrata in morta o in corrente. Un'altra caratteristica che si nota è l'ottimo comportamento nei buff. Il disegno del rocker e la punta alzata permettono di superare bene i ritorni d'acqua, mentre la coda, grazie alla sua forma, non si lascia trattenere. Gli interni, analogamente a quelli delle altre Drago Rossi, sono curati e il seggiolino fascia bene il kayaker. La seduta è molto comoda e si può regolare la larghezza dei fianchi aggiungendo imbottiture fornite di serie dal produttore. La posizione del seggiolino può essere regolata facilmente in avanti o indietro, svitando i bulloni e spostando le barre laterali a cui è fissato. I premicosce 3D, simili a quelli che si trovano sugli altri modelli Drago Rossi, hanno una forma nuova più anatomica. Possono essere spostati in tre dimensioni, avanti, indietro, sulla verticale e in orizzontale, permettendo una regolazione ottimale per il kayaker. Lo schienalino può essere tirato in avanti o indietro direttamente da seduti, utilizzando i cricchetti che si trovano in prossimità dei premicosce. La DR9 presenta una novità rispetto ai modelli precedenti, in quanto le cinghie dello schienalino non sono collegate al sedile, ma passano direttamente all'interno del pozzetto, il che conferisce maggiore reattività sul kayak. Il puntapiedi è facilmente regolabile in lunghezza e può essere regolato anche in larghezza, adattandosi bene alla forma dello scafo ed evitando anche forzature sulle barre e sulle viti a cui è fissato. All'interno troviamo anche i due longheroni di coda e di punta e su quest'ultimo vi è una copertura in plastica che lo protegge. Davanti al seggiolino è presente un alloggiamento con delle cinghie, che permette di fissare comodamente attrezzatura varia, come la borsa stagna per la videocamera o la macchina fotografica, oppure il sacco da lancio. Inoltre, chi ha utilizzato questo kayak per delle spedizioni ha trovato comodo il suo volume per poter alloggiare il materiale da river trip nella coda, dove si ha accesso facilmente spostando il sedile, grazie al suo sistema di fissaggio rapido e preciso. Per concludere, la DR9 è un kayak realizzato con ottimo materiale che nelle situazioni impegnative è in grado di soddisfare le attese dei canoisti più esigenti, in quanto mostra al meglio le sue caratteristiche performanti quando se ne fa una conduzione più dinamica, ma al tempo stesso si adatta bene anche ai meno esperti per un utilizzo al di sotto delle sue potenzialità in situazioni più tranquille.